Ciao ragazzi, vi rubo veramente pochissimi istanti, pochissimi secondi e poi vi lascio alla live reaction perché so che vi piace. Ho visto l'ultima che vi ho portato sui rigori di Juventus-Napoli, è andata molto 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 bene, di questo vi ringrazio, spero che anche questa possa andare bene. Un mi piace a questo video e cerchiamo di non essere troppo pesanti nei confronti di Danilo, che sì, ha sbagliato, sì, si merita qualche critica, però cerchiamo di non diventare matti, di non tartassarlo eccessivamente. Però ancora una volta il tormentone è questo. Se l'altra volta era Danilo, 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 questa volta è Danilo, Danilo. Ormai è il giocatore preso di mira questa settimana, non possiamo farci niente, ma non l'ho scelto io, probabilmente l'ha scelto lui. Un mi piace al video, buona visione. Szczęsny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio, Bentancur, Pjanic, Rabiot, Bernardes, Scribala, Cristiano Ronaldo. Parte gli scherzi, sosteniamo la squadra, sosteniamo i ragazzi, chi se ne frega di chi gioca, nel senso che una volta che la formazione è stata diramata possiamo soltanto sostenerli e poi ci guarderemo alla fine. Io sono per dare fiducia sempre a quelli che scendono in campo e poi vedremo che cosa succederà dopo. La cosa veramente brutta, secondo me, è vedere la lista dei convocati della Juve, vedere che abbiamo veramente pochi cambi, anche volendo, e che quindi il fatto che giochi Bernardeschi titolare mi piace perché Douglas Costa può entrare e spaccare la partita. Vabbè, giù De Ligt non penso sia niente. Vediamo Rabiot. Mamma mia. Cioè, questo ha fischiato fallo di Rabiot? Come si può fischiare fallo di Rabiot su questa cosa? No, 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 fatemi capire. Fatemi capire come può essere fallo di Rabiot. In netto anticipo, pulito sul pallone, gli frana addosso quell'altro con la palla già scaricata, fallo di Rabiot. No, non ci credo. Ma cosa ha fischiato? Ma questo è impossibile. Questo è veramente. Cioè, qua si parla proprio di 6 centimetri. Eri a 6 centimetri. No, non eri a 7 metri, 6 centimetri. Come hai fatto a vedere una roba del genere? Ma come al monitor? Ma per la punizione? Ma per le punizioni? Ma non puoi per le punizioni, a meno che non ci sia un rosso. Ah, per il rigore su De Ligt. Ah, pensavo su Rabiot. Ma sì, dai, però non può essere rigore sta roba. Ma non può essere rigore sta roba. Ma non può essere rigore sta roba, dai. Ma non può essere rigore sta roba, dai. Sì, c'è, gli tira leggermente la maglia, ma dovrebbero esserci 15 rigori ogni partita. Ma che rigore è questo, su? Ma che rigore è questo, su? Il rigore è stato fischiato per quella trattenuta sulla maglia, ma avete idea di quante trattenute ci sono in questo modo? Tutte le partite? Secondo me, boh. E la fa e segna in vantaggio. Sì! Però, ripeto, non mi pare un rigore così clamoroso da andare a fischiare. È molto più scandaloso aver fischiato il fallo in attacco di Rabiot per quanto mi riguarda. Io sinceramente non l'avrei fischiato. Io sinceramente non l'avrei fischiato. Oh Berna! Oh Berna! Oh Berna e Paulo Dybala! Verticale! Madonna che gol che abbiamo fatto qua, ragazzi! Madonna che gol che abbiamo fatto! Bellissimo questo gol! Bellissimo questo gol! Bellissimo per come nasce! Verticalizzazione del difensore centrale. Bernardeschi con il tacco di prima per Dybala. E non è la prima giocata che fa stasera Bernardeschi con il tacco di prima a cercare Dybala. E Dybala con una cannonata da fuori fa partire il mancino. Tanta tanta roba, De Ligt in verticale, Bernardeschi di tacco, Dybala si accende, attira e fa partire il gol del 2-0. Un grandissimo gol della Juve, una grandissima giocata, questo è veramente bello. Mi tocca applaudire, bravi 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 e bravo anche Bernardeschi, bravi 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 bravi. Voglio in questo momento la chat invasa dalla Dybala Mask, dato che c'è ovviamente l'emoticon disponibile. C'è Buffon che esulta, Pizzoglio che esulta, tutti esultano, esultiamo anche noi. Gran palo di Bernardeschi qua, eh. Gran palo di Bernardeschi qua. Però Cristiano, cazzo, fai gol.
Bravo Berna. Bravo Berna. Allora, Adri Sciglio se spinge. Guardate le Sciglio se va. Eccolo qua. Che si propone Mattia De Sciglio. Si è fatto male. Cazzo. Oh, cioè. Ma vaffanculo. Allora, dico. Guardate De Sciglio che spinge. Guardate De Sciglio che è bravo. Guardate De Sciglio che è. Si spacca. No, cosa fai Danilo? Che intervento di merda. Ha avuto flashback di Rebic. Sì. Infatti Rocky fa segno di aspettare. Potrebbe arrivare una ci sta, non era bellissimo questo intervento. Potrebbero andarlo a vedere. Esattamente il momento del contatto, come Danilo è entrato col piede martello su dice aspetta, infatti. Ci stanno parlando, vediamo. Il live non mi è piaciuto tantissimo, però non l'ho ancora rivisto. Potrebbe forse starci andarlo a vedere in caso di intervento pericoloso. Rocky che non è andato a rivedere il contatto. Vediamo. No, vabbè. Fidandosi di Kiffin, eccolo qui l'intervento di Danilo, brutto. No, non penso sia. Però forse è il piede a martello. No, figa, il piede a martello. Il piede a martello, secondo me, rischia tantissimo. Piede a martello. Cioè, pensate se davano il rosso a Danilo per sta roba dopo essere appena entrato, dopo che 5 giorni fa entra e sbaglia il rigore in finale di Coppa. Cioè, veramente. C'era da fucilarlo in piazza. Dai, cioè, Danilo, veramente. Ma io non ho parole. Danilo, è inutile che protesti, anche se sembri Jafar con quel pizzetto. Dai, vai fuori, vai a fare la doccia. Jafar, lo chiamiamo Jafar da oggi. Ma dai, Danilo, ma dai. Alessandro rotto, De Sciglio rotto, Danilo espulso con Lecce, mi sa che mi convocano. Compreranno De Sceglie. No, è il 97esimo e 25 secondi. Oh! Alleluia! Alleluia! È finita la partita.